Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. La stretta natalizia che sarà discussa oggi nella riunione con la cabina di regia è stata al centro della conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. La variante Omicron, ha spiegato il Premier, apre una nuova fase pandemica. Il vaccino resta lo strumento più efficace per la lotta al Covid, ha proseguito Draghi, che ha anche ribadito come sia necessario difendere la normalità raggiunta. Inoltre c'è attesa per le nuove restrizioni che dovrebbero essere introdotte quest'oggi. Sul tavolo quasi sicuramente la riduzione della validità del Green Pass, l'obbligo di mascherina all'aperto, il tampone per consentire a chi ha ricevuto solo due dosi di accedere a determinati eventi e luoghi e infine l'estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie. Coronavirus. In Italia sono 36.293 i nuovi casi di positività segnalati dall'ultimo bollettino nazionale, 146 i decessi nelle ultime 24 ore. Nuovo rialzo del tasso di positività che si attesta sul 4,7%. Sul fronte della pressione ospedaliera si registrano 1.001 pazienti ricoverati attualmente in terapia intensiva. In salita di 163 unità i ricoveri in area non critica, per un totale di 8.544 degenti sul territorio nazionale. Grande attesa per la stretta natalizia che dovrebbe emergere dalla riunione con la cabina di regia. Il governo deciderà infatti entro oggi quali misure restrittive adottare per blindare le vacanze di Natale e contenere i contagi. In Puglia intanto l'ultimo bollettino regionale ha registrato 952 nuovi casi, ma nessun decesso è stato segnalato nelle ultime 24 ore. La maggioranza dei casi è stata individuata nella provincia di Bari, con ben 375 positività. Nel Tarantino attestati 79 casi, allarme del sindaco di Martina Franca, Francesco Ancona, che rivela un raddoppio dei casi di positività in soli 5 giorni, appellandosi poi alla cittadinanza affinché rispetti l'obbligo della mascherina all'aperto. Ancora un lieve aumento per l'occupazione ospedaliera pugliese, che rimane comunque entro soglie molto basse, con 171 persone ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Una nuova tempesta sta arrivando in Europa con la variante Omicron del Covid, che entro poche settimane dominerà in più paesi, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull'orlo del baratro. Lo ha detto il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Europa, il dottor Hans Kluge, invitando tutti a fare la terza dose di vaccino e sottolineando che il booster è la difesa più importante contro Omicron. L'invito si discosta dalla linea ufficiale dell'OMS, i cui vertici più volte hanno ammonito i governi che la terza dose di vaccino è un lusso, aggiungendo che sarebbe meglio cedere i vaccini in più ai paesi in difficoltà. Aumentano i contagi in Puglia nella settimana dal 15 al 21 dicembre. Secondo la rilevazione della Fondazione Gimbe c'è stato un incremento del 57,6% rispetto a 7 giorni prima. In peggioramento l'indice dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, salito a 195. Nonostante tutto, negli ospedali resta sotto soglia di saturazione l'occupazione dei posti letto in area medica, pari al 6%, e in terapia intensiva 4%. A fronte di un incremento nel numero di positivi, solo ieri in Puglia 952 casi e nella provincia di Taranto 79, le regioni si blindano nella speranza di raffreddare la curva epidemiologica. A Taranto scattano le misure anticontagio con maggiori restrizioni. Dal 20 dicembre al 9 gennaio, infatti, è stato stabilito dal commissario prefettizio l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto nelle principali vie del borgo, del centro storico e di altre zone commerciali, anche in assenza di situazioni di assembramento e prescindendo da ogni riferimento alla distanza interpersonale. In molte vie cittadine campeggiano contestualmente segnali stradali, cartelli promemoria sulle regole di condotta da seguire, obbligo di mascherina anche all'aperto, appunto, distanziamento di un metro e divieto di assembramento. Nella prima giornata dall'avvio delle misure si è registrato un dato positivo, cittadini per lo più disciplinati, muniti di strumenti di protezione individuale. Sul rispetto della distanza sociale si rilevano le maggiori deroghe, ma l'OMS avverte: con la variante Omicron una nuova tempesta è in arrivo.
deteneva illegalmente droga e gasolio nei guai un cittadino della provincia di Taranto con precedenti per traffico di stupefacenti che nei giorni scorsi è stato fermato dalla Guardia di Finanza Ionica nell'ambito di un controllo stradale. Grazie al supporto del nucleo cinofili del gruppo di Taranto sono stati rinvenuti nell'abitazione dell'uomo 315 grammi di cocaina e 40.000 euro in contanti. I finanzieri hanno inoltre sequestrato 1.750 litri di gasolio agricolo, una pompa elettrica con annesso contalitri e pistola erogatrice. Il carburante detenuto illecitamente veniva di fatto utilizzato per il rifornimento di autovetture. L'uomo è stato denunciato. Aumentano i controlli delle forze dell'ordine sul territorio a ridosso delle festività natalizie. L'attenzione è rivolta in primis alla vendita illegale di fuochi d'artificio. La Polizia di Stato, assieme alla squadra mobile, alla sezione volanti e alla Polizia amministrativa, è intervenuta per stanare una fiorente attività messa in piedi a Taranto. Un primo intervento già ai primi di dicembre, quando i falchi sequestrarono nel quartiere Paolo VI più di un quintale e mezzo di fuochi d'artificio. Ora tre importanti operazioni hanno portato al ritrovamento di 2 quintali e mezzo di botti, un arresto e 2 denunce. Nel mirino dei falchi, un 41enne residente a Talsano, nel suo deposito ritrovata una grande quantità di materiale esplodente, più di 180 kg di manufatti. L'uomo è stato arrestato. Denunciato anche un 45enne tarantino, rinvenuti all'interno del suo locale 700 petardi scaduti pronti per la vendita e un 52enne suo figlio che in casa custodivano più di 200 botti. Da 16 grammi. Il Taranto chiude il 2021 con una preziosa e sperata vittoria ottenuta sul difficile campo del Liguori in quel di Torre del Greco. La squadra di Mister La Terza passa in svantaggio al 20esimo ma trova il pari 10 minuti dopo grazie a un'autorete di Tascone. I corallini attaccano anche nella ripresa ma i rossoblù sono più cinici. Al 72esimo trovano su contropiede la zampata di Saraniti per il definitivo 1-2. L'ultimo match dell'anno non regala solo l'ottavo posto a quota 30 punti, ma conferma anche la compattezza di un gruppo che vuole la salvezza a tutti i costi. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.